Dovrebbe essere tutto pronto. Sì. Ricky ha fatto questo per il volante. Busa, dobbiamo saltare! Ehi, Busa, non c'è più tempo! Abbiamo una sola possibilità! Cazzo, Busa! Vai! Salva tua moglie! Porca troia, Busa! Oh, Cristo! Ma giuro che vi ucciderò! Uno per uno, cazzo! Sara! Devo arrivare da Sara! Un artigliere, oh diavolo! No, non resisti, Sara! Ci sono quasi! Raggiungere l'arca. È chiusa! Adesso la caverna di sopra. Muoversi! Avanti! Salite e piazzate le cariche! Ho detto in fretta, cazzo! Muoversi! Schizzo. Schizzo di merda. Ho arrivato, schizzo. Ora toccherà usare le cattive. In cima al cono. Devo arrivare in cima al cono. Lanciafiamme. Oh.
da merda! Devo capire come superarli. Cecchino, sarà sulla torretta. Devo farlo fuori. Devo superare questi tizi. Prendi! Sono quasi. Hai coraggio, non mollare! Ricky, mi senti? Dick, li abbiamo in pugno! Ce li abbiamo! Dick! Sì. Resisti, Sara. C'è chi li merda.
fatti una mossa. Col cazzo, vuoi che saltiamo in aria? Oh, merda, hai sentito? Sbrigati! Ecco, così può andare. Quante sono? Abbastanza. Torniamo dal colonnello, vieni. Capitano Sarkozy, a rapporto. Noi... Quanti esplosivi avete piazzato? Capitano, non c'è stato tempo di posizionarli tutti. Cosa? Dannazione! Quanti? Tre, signore. È a posto. Ok, va bene. Scendo a prendere il detonatore da Wheeler. Tenete l'ingresso della caverna, chiaro? Nessuno deve passare. Sì, signore, ricevuto. Non passerà nessuno. Aspettami. E non usate questo cazzo di canale. Potrebbe essere compromesso. Così dovrebbe andare. Ancora uno. Mi manca l'ultimo. Ci sono quasi, schizzo. Arrivo. Eccolo qui. Piano, piano. Ci sono. Fatto. Mi spiace, ma non farei esplodere proprio niente, schizzo. Non oggi. Dove ti nascondi? Eh?
non voglio morire qui! Weaver, cazzo, sai che noi seguiamo gli ordini e così deve essere. Dove l'hai messo? Weaver, dov'è quel Cristo di che cazzo dove... Dammelo! Non so di che... Sei figlio di un... Sei, hey! Weaver, vattene da qui! Avanti, vattene! Arrivano uomini del Cancello Nord, vai! Sei un ostinato figlio di puttana, vero? Ma io so cosa hai fatto, Dick. L'ho sentito dire. Hai ammazzato quei ripugnanti. Sì, li hai affogati come dei cazzo di topi di fogna. Hai fatto un piacere al mondo. Ma scommetto che Iron Mike non la vedeva così, giusto? Che tu sappia che io volevo uccidere quel vecchio. Non volevo, Dick. Ma non mi ha lasciato scelta, cazzo. Ho cercato di farlo ragionare, ma sembrava impossibile. Non mi ha ascoltato, cazzo! Hai una gran voglia di ammazzarmi, vero? Eh? Se mi hai seguito fino a qui, sei tornato per lei. Eh? Non è vero! Sì, sei venuto per la tua ragazza. Ma ho una brutta notizia per te, Deacon St. John. Quando Curi ti ha liberato, il colonnello non l'ha presa bene. No, signore. L'ha spezzata. L'ha schiacciata come un uomo del cazzo. Andiamo, Dio. Weaver, vattene da qui! Avanti, vattene! Arrivano uomini del Cancello Nord, vai! Sei un ostinato figlio di puttana, vero? Io so cosa hai fatto, l'ho sentito dire. Hai ammazzato quei ripugnanti. Sì, li hai affogati come dei cazzo di topi di fogna. Hai fatto un piacere al mondo. Ma scommetto che Iron Mike non la vedeva così, giusto? Sì, voglio che tu sappia che io non volevo uccidere quel vecchio. No, non volevo, Dick. Ma non mi ha lasciato scelta, cazzo. Ho cercato di farlo ragionare, ma sembrava impossibile. Non mi ha ascoltato, cazzo! Hai una gran voglia di ammazzarmi, vero? Eh? Se mi hai seguito fino a qui, sei tornato per lei. Eh? Non è vero. Sì, sei venuto per la tua ragazza. Ma ho una brutta notizia per te, Deacon St. John. Quando Curi ti ha liberato, il colonnello non l'ha presa bene. No, signore. L'ha spezzata, parola mia. L'ha schiacciata come un uovo del cazzo.
Weaver, vattene da qui! Avanti, vattene! Arrivano uomini dal cancello nord, vai! Sei un ostinato figlio di puttana, vero? Io so cosa hai fatto, Dick. L'ho sentito dire. Hai ammazzato quei ripugnanti. Sì, li hai affogati come dei cazzo di topi di fogna. Hai fatto un piacere al mondo. Ma scommetto che Iron Mike non la vedeva così, giusto? Sì, voglio che tu sappia che io non volevo uccidere quel vecchio. No, non volevo, Dick. Ma non mi ha lasciato scelta, cazzo. Ho cercato di farlo ragionare, ma sembrava impossibile. Non mi ha ascoltato, cazzo! Hai una gran voglia di ammazzarmi, vero? Eh? Non ti hai seguito fino a qui? Sei tornato per lei? Ok, eh? Non è vero? Sì, sei venuto per la tua ragazza. Ma una brutta notizia per te, ti consento. Quando Cori ti ha liberato, il colonnello non l'ha presa bene. No, signore. L'ha spezzata, parola mia. L'ha schiacciata come un uovo del cazzo. Di merda! Ti ammazzerò con le mie stesse mani, hai capito? Pezzo di merda! Ti ammazzerò con le mie stesse! Cosa schizzo? Tempo fa ti avrei solo trascinato nell'incubo. No. E lasciato i furiosi. No. Ma e ora non lo farò. E sai perché? Perché ti strapperebbero tutti gli arti. Ma per loro non sarebbe un piacere. Oh.
Zitti! State zitti! So perfettamente che sta succedendo lì fuori. Lì fuori, fuori dall'arca. Ma quello è l'esterno. Noi siamo al sicuro. Dentro, nulla può sfiorarci. Riuscite a capirlo? Dio ha eletto questo luogo. È una sorta di terra sacra. Siamo al sicuro in questo posto. Siamo al sicuro qui dentro. Io non so quando né perché, ma ho avuto una visione. Ma circa un mese fa ho sentito qualcosa che non sentivo da troppo tempo, e so che molti di voi potrebbero aver vissuto questa esperienza. Credo che se solo riuscissimo... Deacon. Consegnami la pistola. Siedi. Mi lasci, colonnello. È finita, la milizia è andata. Gradisci del tè? Scommetto di sì. Sara, verseresti un po' di tè al randaggio? L'arca era la nostra sola speranza. Te ne rendi conto, vero? Al termine della purificazione, essa avrebbe rappresentato l'occasione per ricostruire. Era tutto qui, sicuro, protetto dalla grazia di Dio. Non abbiamo mai trovato un pianista decente, non è così? Ma non importa. Ben presto più nessuno ascolterà la musica. E la colpa è tua. Perché tu hai distrutto il nostro lavoro. No, colonnello, è stato lei quando ha iniziato questa guerra santa. Sa, se fossi costretto a scegliere tra voi e i furiosi, io preferirei loro, perché massacrano le prede solo perché hanno fame e non uccidono le donne inermi. No! Puoi allestire un infermiere da campo laggiù. Ehi! Ehi, c'è una grotta laggiù. Servono scorte e bendaggi. Prendi qualcuno e vai. Tu, e tu, andiamo. Ricky! Eddie! Non riesci a sentirmi? Posso aiutare? Sono un medico. È finita. Chiunque non sia rimasto... ucciso o ferito nell'esplosione ha deposto le armi. Dov'è Boozer? Ricky, mi serve una mano qui. Ricky! La gamba! Sì. Per favore, dovete aiutarmi. Di cosa hai bisogno? Ehi! È rimasto qualcosa per me? Boozer. Sono in ritardo. No. Sì.
No, no, no. Sono saltato giù. Che cazzo? Ero quasi alla fine del ponte, già. Ho visto il camion. No, ho sentito l'onda d'urto anche a 3 metri sott'acqua. È stato incredibile. Quindi è... Che c'è? Pensavi che mi fossi fatto esplodere? Poi chi ti avrebbe rotto le palle? Beh, io. Oh, ciao. Sorellina. Sì, è una lunga storia. Allora... So che qualcuno ti ha cercata. Cosa? No, smetteva di parlare di te. Dagli retta, era più una sua impressione. Ricky, Eddie, chi vuole portarmi fuori da questa fogna? È tutta tua. Ho saputo che hai deciso di restare qui per ricostruire. Il colonnello era uno schizzato, ma aveva qualche buona idea. Sai, non sei il primo che me lo dice. Chi altro? Curi. Fanculo a quel bastardo. Dai. Ci ha lasciati a marciare. Saremmo morti senza di lui. In ogni caso, è ora di riprovarci senza stronzate da militari. Ehi, ti perderai il mio discorso. Beh, credo che me ne farò una ragione. Fratello. È andata. Ce l'hai fatta. Devo ammetterlo, sai. Per un attimo ho pensato davvero che fossi... Morto tra le fiamme. C'è ancora troppo da fare. Stendili tutti. Sì, ci siamo. Jack sarebbe fiero. Ce l'hai fatta. Grazie a voi. Visto? Capitano così buoni si accendi una candela. In realtà questo sembra più un falò, ma... Sì. Già. Non ti ho mai visto tenere un discorso. Sarà un vero discorso, okay. Signora. Il culo. Non lo sopportavo più. Perché di colpo è calato il silenzio? Ti stanno aspettando. Dio. È il momento. So che ci aspetta un lavoro difficile. E quindi la farò breve. Io non sono un leader. Dite quello che volete, non lo sono. Ma quello... Quello che abbiamo fatto qui oggi è qualcosa di grandioso. Ci siamo uniti per lottare. E non per obbedire agli ordini di un pazzo. Ma perché era la cosa giusta da fare. E indovinate? Abbiamo vinto! Vi ho visti ricostruire. Con fatica. E combattere per salvare vite. O per andare a cercare provviste. Vi ho visti sacrificare tutto ciò che avete e tutto ciò che siete. Per migliorare il mondo. Capite? Per questo resistiamo. Per questo resistiamo. Perché se non avessimo speranza in un futuro migliore o in una vita che abbia un senso, per cosa lotteremo? Una volta Iron Mike, lui mi disse che noi rendiamo il mondo quello che è con le nostre azioni. Cosa abbiamo fatto? E cos'altro faremo domani? Vedete? È solo il primo passo.
avevi detto niente discorsi. Mi sono lasciato prendere. Come sono andato? Beh, non è stato male per un biker fuori legge. Un biker fuori legge? Allora pronto a partire, tesoro? Non lo so, dipende. Dove si va? Ovunque ci venga voglia. Sometimes don't it make you wonder, darling, when will it come to an end? 'Cause the price we pay left a mark that stains, and I don't think I'll ever be the same. We might have kept a black and bay, secrets waiting for me when I get to my grave, 'cause the price